Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle letture che più mi hanno colpito, impressionato, emozionato nel 2016. Vi parlerò quindi sia di libri che fumetti che manga. Devo essere sincera, quest'anno non ho fatto particolarmente fatica a stilare una sorta di lista delle mie letture top del 2016, perché ho letto veramente poche cose che mi sono rimaste impresse o che mi hanno colpite in un qualche modo. Per lo più ho fatto letture piacevoli, ma nulla di che. Ed è un grandissimo peccato e me ne sono resa conto ricapitolando appunto le letture fatte nel 2016. Quindi per il prossimo anno magari meno letture però più profonde ed emozionanti, speriamo di trovarle. Direi di partire subito con i libri e il primo di cui voglio parlarvi è Crest di Marissa Meyer. In realtà non posso parlarvi nello specifico di questo libro perché si tratta del terzo di una serie, ovvero delle Cronache Lunari. Rischierei quindi di farvi spoiler parlandovi della trama, comunque si tratta di un retelling di Raperonzolo. E in generale la serie delle Cronache Lunari è fatta di retelling. Ogni libro è ispirato a una fiaba, il primo è Cinder, ispirato appunto a Cenerentola, il secondo a Cappuccetto Rosso, questo appunto a Raperonzolo, ed è per ora quello che mi è piaciuto di più sia a livello di storia che di personaggi. Cress è un personaggio che a me è piaciuto tantissimo, in questo libro succedono tantissime cose diverse ed è il primo libro di questa serie che leggo in lingua, quindi mi ha colpito particolarmente leggere in lingua originale questa serie. All'inizio ho fatto molta fatica, infatti mi stavo scoraggiando molto, però ho tenuto duro. Questo perché è un libro ambientato comunque in un ipotetico futuro, molto avanzato tecnologicamente, ci sono anche cyborg, macchine, robot, quindi ci sono tanti termini specifici o tecnici che io appunto in inglese non conoscevo, quindi ho fatto un pochettino fatica per questo. È un libro che a me personalmente è piaciuto tanto, mi ha trasportato letteralmente in un'avventura, mi ha tenuto compagnia per un po' di tempo perché alla fine ci ho messo un po' a leggerlo proprio per questa barriera, diciamo, della lingua, però non preoccupatevi perché questo libro è uscito anche in italiano proprio quest'anno, quindi i primi tre libri della serie li trovate anche in italiano. Il libro che probabilmente mi è piaciuto di più quest'anno perché è riuscito ad emozionarmi, a intrigarmi, a farmi soffrire tanto, mi ha insegnato delle cose nuove, mi ha suscitato curiosità verso una cultura nuova, un paese nuovo, facendomi anche riscoprire alcuni miei interessi, è La straniera di Diana Gabaldon. Questo libro è il primo di una serie, diciamo, infinita di libri. E da questo primo volume è stata tratta poi la serie Outlander, che io avevo visto prima di cominciare questo libro e sono venuta appunto a conoscenza di questo romanzo attraverso la serie TV, che è fatta veramente molto bene, bellissima, favolosa, ma il libro è qualcosa di unico ed eccezionale. Io mi sono letteralmente innamorata della storia, dei personaggi, veramente è tutto perfetto e magnifico. Io adoro immensamente la protagonista, Claire, che è una cosa che non mi succede mai nei romanzi perché trovo sempre le ragazze o le donne molto stereotipate, spesso vulnerabili rispetto agli uomini, molto succubi della figura maschile principale del romanzo, mentre in questo caso non è assolutamente così, ma è quasi il contrario. E trovo che sia una donna fortissima, eccezionale, non fatta esclusivamente di pregi, ha anche tantissimi difetti. È una persona molto intelligente, molto avventurosa e io mi sono innamorata del modo in cui viene raccontata la Scozia, le tradizioni. Wow, veramente bellissimo. Potrei stare qui a parlare per ore di tutte le cose che mi piacciono di questo libro, ma penso di averlo già detto in tantissimi altri video, quindi se non conoscete questa serie, questo libro in particolare, io ve lo consiglio veramente caldamente. È un po' cicciotto, penso che abbia 800 pagine e passa, però è veramente un'avventura. Se state cercando qualche cosa di avventuroso, allo stesso tempo un po' romantico, che vi incuriosisca, che vi faccia scoprire qualcosa di nuovo, soprattutto sugli usi e costumi di un'epoca passata in Scozia, leggetelo. Un altro libro che è riuscito ad emozionarmi tanto è Io prima di te, Jojo Moyes. A differenza di tante altre persone, questo libro mi è piaciuto veramente tanto, non principalmente per la storia d'amore difficile, struggente che c'è all'interno di questo libro, ma per il messaggio che traspare, che ci viene comunicato, ovvero quello della vita. Penso che ci siano tante riflessioni che fa in particolare la protagonista Luisa, che ha 26 anni, riguardo alla sua vita,
vita, riguardo al lavoro, riguardo a quello che vuole fare, in cui mi sono rivista veramente tantissimo e per questo mi ha emozionato veramente tanto, perché mi ha fatto riflettere e vedere le cose sotto una prospettiva diversa. Inoltre è stato secondo me molto interessante vedere una storia che parla di un ragazzo tetraplegico, quindi non in grado di muoversi dal collo in giù. Non avevo infatti mai letto un libro di questo genere, quindi è stato molto interessante ed istruttivo anche per questo. E al di là della storia, diciamo, d'amore molto tenera e dolce, il senso di vita in generale penso che sia molto potente e molto importante. Quest'anno è uscito anche l'adattamento cinematografico a questo libro, che mi è piaciuto altrettanto per motivi però diversi. Se siete curiosi vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione il video in cui paragono il libro al film. Ultimo libro che rientra fra le mie top letture di quest'anno è Melody di Sharon M. Draper. Io ho avuto anche la fortunatissima opportunità di incontrare l'autrice a mare di libri quest'anno. Vi lascio il vlog nelle schede qua sotto in descrizione. È una donna, secondo me, fortissima, simpaticissima ed eccezionale, e ha scritto questo libro ispirandosi in parte alla sua esperienza personale. Melody infatti è una bambina disabile che non riesce a muoversi in autonomia né a parlare, ed è secondo me molto interessante il fatto che la storia sia narrata dal suo punto di vista, quindi noi siamo letteralmente dentro la testa di Melody, vediamo il mondo attraverso i suoi occhi, vediamo come lei vive situazioni quotidiane di ogni giorno e come percepisce il giudizio, gli sguardi della gente che la circonda. Penso che sia un romanzo estremamente profondo, che mi ha fatto riflettere veramente tanto e che secondo me qualsiasi persona dovrebbe leggere. È un libro che mi ha fatto vedere il mondo in maniera diversa, mi ha fatto riflettere tanto sul senso della vita, mi ha emozionata, mi ha commossa, e la cosa che più mi ha colpito di questo libro è che per neanche un secondo ho provato pietà per la protagonista, nonostante la sua difficile condizione. Melody è esattamente una bambina come tante altre, e penso che sia una cosa importantissima ed è ciò che crea un legame fra chi legge e la protagonista di questa storia. Per quanto riguarda i fumetti, ho fatto delle letture bellissime, ho letto tantissimi fumetti molto belli che mi hanno lasciato qualcosa, quindi ho selezionato solo alcuni titoli che secondo me sono proprio il top, però in generale sono molto soddisfatta delle letture che ho fatto. Uno dei fumetti più belli che io abbia letto nel 2016, o meglio che io abbia scoperto nel 2016, è Saga. È una serie di fumetti, per ora se non sbaglio sono usciti 6 volumi, e io adoro immensamente questo fumetto. È un mix fra il fantasy e il fantascientifico, mi ricorda per alcuni versi Star Wars, solo che è più potente a livello comunicativo e soprattutto a livello di tematica. Ci sono tante scene molto violente o sessualmente esplicite, che è una cosa che generalmente mi dà un po' fastidio nei film o nei libri. A volte ci sono delle scene in cui sono un tantino in imbarazzo leggendo questo fumetto, però in generale non mi disturbano più di tanto, ma anzi secondo me rendono questa storia ancora più autentica e vera. I disegni a me personalmente piacciono veramente tanto, ce la posso fare a farli vedere. I personaggi li trovo belli, nel senso che sono molto particolari, originali, diversi. Il mio personaggio preferito, neanche a dirlo, è assolutamente Gatto Bugia, ovvero un gatto Sphinx color Tiffany. Un altro fumetto sempre in stile fantasy che mi è piaciuto tantissimo e che mi ha fatto scoprire un'autrice nuova è Nimona di Noel Stevenson. Anche in questo caso ho avuto la fortuna di incontrare l'autrice dal vivo a Bologna, e lei è dolcissima, tenerissima e carinissima. Mi è piaciuta veramente tanto e questa storia la trovo perfetta per chi vuole iniziare ad approcciarsi al mondo del fumetto, perché come tematiche, come stile, diciamo, di narrazione ricorda molto un libro qualunque fantasy. E la cosa che mi è piaciuta di più in questo fumetto è che i protagonisti sono, diciamo, dei cattivi, che non sono mai totalmente cattivi. In particolare Nimona è una ragazza che è in grado di cambiare forma, una cosa che trovo fighissima e che piacerebbe tantissimo anche a me. I disegni sono veramente molto belli perché sono semplici,
un po' minimali, però allo stesso tempo riescono ad essere molto espressivi. I colori, come potete vedere, vanno a blocco, ci sono delle tavole in cui prevalgono appunto dei colori nelle loro diverse sfumature, una cosa che ho trovato molto particolare ma che mi è piaciuta allo stesso tempo. Che dire, io ho amato tantissimo Nimona ed è un fumetto che consiglio veramente a tutti. Un altro fumetto che mi è piaciuto tantissimo e che trovo estremamente importante per le tematiche che tratta è In Real Life di Cory Doctorow e Jen Wang. Un fumetto che secondo me viene un tantino sottovalutato qua in Italia, non ne sento parlare tantissimo, ma è uno dei fumetti più belli che io abbia mai letto in vita mia. Questo perché innanzitutto i disegni sono dolcissimi, ci sono delle linee molto morbide, i disegni sono molto tondi, ci sono dei colori pazzeschi, è un fumetto coloratissimo, soprattutto perché è ambientato per metà in un videogioco e per metà nel mondo vero, che in realtà rispetto al mondo appunto fantasy è un pochettino più cupo, prevalgono dei colori sul marroncino, mentre il mondo del videogioco è estremamente colorato. È un fumetto che io ritengo molto importante per il messaggio di fondo che ha. Infatti la protagonista è una ragazza che gioca ai videogiochi. In generale è un fumetto ricco di personaggi e di figure femminili molto forti che lanciano dei messaggi secondo me molto positivi e che soprattutto prevalgono in un certo senso in un campo prettamente maschile come quello ad esempio dei videogiochi. Al di là di questo c'è anche un forte senso di amicizia, di senso del dovere e nonostante la protagonista sia molto giovane si interessa comunque ai problemi sociali e economici della sua società. O se non ne sa niente, comunque cerca di interessarsi, cerca di aiutare altre persone. Su questo fumetto non voglio dirvi altro perché secondo me è bello anche scoprirlo piano piano, come è successo con me. Io non sapevo praticamente nulla di questo fumetto ed è stata una bellissima scoperta. E infine il fumetto che mi è piaciuto di più quest'anno e che è uno dei più belli che io abbia letto in vita mia, Abibi di Craig Thompson. Io ho avuto anche la fortuna di incontrare l'autore, sentirlo parlare di Abibi, di Blankets, di polpette spaziali. È un autore fantastico, molto gentile, disponibile e molto interessato anche al parere dei suoi lettori. Mi è piaciuto veramente tanto e questo fumetto mi ha colpito in maniera. Cioè io tutt'oggi rifletto e ripenso a questo fumetto, è vero, non l'ho letto tantissimo tempo fa, circa un mese fa, però mi è rimasto veramente dentro nel cuore, nell'anima, appiccicato veramente alla pelle. È un fumetto che parla principalmente di amore, di sessualità e di come queste vengono viste in una società araba. Come era successo per Blankets, c'è una fortissima componente religiosa all'interno di questo fumetto e per me è stato veramente molto interessante scoprire una religione nuova, scoprire come viene vista la donna, il corpo di una donna in questa società, come venivano trattate le donne in una certa epoca. Ma soprattutto mi ha emozionato l'amore, che è veramente visto in tutte le sue sfaccettature: amore per un partner, amore per un figlio, amore per un fratello, amore verso se stessi. Pazzesco, veramente pazzesco. I disegni sono curati in una maniera quasi maniacale e si capisce perché l'autore ci abbia messo anni a scrivere questo capolavoro. I disegni sono veramente fantastici, sono ricchi di particolari, ci sono degli inserti veramente fantastici, soprattutto quando si parla un po' delle storie, delle leggende, c'è sempre un velo artistico fantastico e incredibile. Mi ha colpito veramente tanto graficamente, visivamente, a livello di storia. È un fumetto bellissimo che secondo me tutti dovrebbero leggere. Penso che non sia un fumetto per tutti come può essere Blankets perché è molto più facile rivedersi in Blankets sia a livello culturale che per storia personale. In questo è più difficile rivedersi, però trovo che sia estremamente interessante e potente a livello comunicativo. Infine, per quanto riguarda i manga, non ho tantissimi titoli da citare, più che altro sono un piccolo appunto più che dei veri e propri top dell'anno. Non
mi ricordavo di aver letto quest'anno l'ultimo volume di Orange di Chigo Takano, che è uno dei miei shoujo preferiti in assoluto. L'ultimo volume è il volume 5 e l'ho trovato quasi perfetto. Penso che sia una conclusione degna di questo manga favoloso. Se non l'avete mai letto, leggetelo. Lo dico in tutti i video, ma dovete assolutamente leggerlo. E a parte una piccola cosa che mi ha fatto storcere il naso, penso che sia un finale veramente toccante, emozionante e sui livelli della storia. È uscito un anime ispirato a questo manga che io ho cominciato e abbandonato subito perché non mi piace, non mi piacciono particolarmente i disegni nonostante siano molto simili. Non mi piacciono le animazioni, non so per quale motivo non riesco a provare le stesse emozioni che ho provato leggendo questo manga. Quest'anno ho terminato poi Inuboku Secret Service di Kokoa Fujiwara, un manga bellissimo di cui ho fatto anche la recensione in cosplay, la trovate nelle schede qua sotto in descrizione. È un fumetto, secondo me, molto bello, non uno dei più belli che io abbia mai letto, questo è vero, però è riuscito comunque a tenermi compagnia, a farmi sorridere. Mi sono rivista tantissimo nel personaggio principale di Riricio, tanto che appunto ne ho fatto il cosplay. È un fumetto che secondo me è in grado di indagare abbastanza in profondità i personaggi, nonostante l'atmosfera generale sia molto ironica, molto superficiale, frivola in un certo senso. È uno shonen, anche se ricorda molto uno shoujo per i temi trattati, il modo in cui vengono appunto trattati tali temi, però l'ho trovato abbastanza avventuroso, accattivante e tenero. Ultima menzione, Una stella cadente in pieno giorno. Mi sono letteralmente divorata questa serie, mi sembra che sono 12 volumi e li ho letti nel giro di una settimana probabilmente. Mi sono emozionata veramente tanto a leggerlo, nonostante le tematiche trattate siano viste e riviste e non siano neanche trattate in maniera abbastanza approfondita. In generale ho trovato il fumetto abbastanza carente di contenuto. Però a livello di storia, intrigo amoroso, triangolo, molto accattivante, molto piacevole, disegni bellissimi e per una volta una serie manga che finisce come voglio io. Nonostante parli di adolescenti, se non sbaglio, fra i 15 e i 16 anni, e nonostante uno dei protagonisti sia invece un adulto, un insegnante, ho trovato la storia abbastanza infantile. Io capisco che la protagonista per la prima volta scopre l'amore, l'attrazione, però avrei preferito maggiore profondità in queste sensazioni, in queste emozioni, soprattutto da parte dell'adulto in questione. È una cosa che mi è mancata un po' durante la lettura, però l'ho trovato comunque molto carino, adorabile e piacevole. Se state cercando qualche cosa di poco impegnativo, piacevole, proprio di intrattenimento, secondo me questo è assolutamente valido e fa al caso vostro. Queste erano quindi le letture che mi sono rimaste più impresse durante il 2016. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate, se avete letto qualche libro, fumetto, manga che ho citato, se avete dei consigli, ma soprattutto fatemi sapere quali sono le vostre letture preferite del 2016, perché sono molto curiosa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!